Ciao, oggi voglio condividere con voi una delle strategie interiori a cui sono più affezionata per vivere in pace con se stessi. Volete sapere qual è? È la gratitudine. Certo, in questo periodo di crisi sociale e conflitto, coltivare la gratitudine può apparire come l'ultima cosa che viene in mente di fare. E quando si sente questa parola, si pensa a qualcosa che riguarda la sfera religiosa e spirituale. Ma invece, proprio la scienza ha dimostrato che può essere la cosa più utile che ci sia. Io personalmente mi impegno a praticare la gratitudine da sempre. Addirittura da piccola, all'elementare, ho avuto la fortuna di avere un'insegnante dolcissima con i bambini e molto profonda. E lei ci invitava sempre a essere grati e contenti di quello che ci capitava, bello o brutto che fosse. E nel tempo questo insegnamento mi è rimasto dentro. L'ho approfondito e sperimentato anche in occasioni drammatiche. Oggi insegno con gioia la gratitudine nei miei corsi motivazionali e nei miei ritiri di meditazione. Trovo che sia una potente cura antistress nel quotidiano e antidepressiva nel lungo termine e ha tanti altri benefici. E adesso sono felice di sapere e di dirvi che anche la scienza ne esalta i benefici. In una ricerca presso la California University, nel Dipartimento di Psicologia, è stato dimostrato con diversi esperimenti nella vita reale che la gratitudine riduce i livelli di cortisolo, l'ormone indicatore dello stress, e induce un senso di benessere, soddisfazione e stabilità emotiva e psicologica. È molto importante ricordarsene proprio nei periodi negativi come questo, perché aiuta a contrastare le tensioni che minano la salute psicofisica. E quando nel nostro flusso emotivo si presentano emozioni negative come risentimento, invidia, rabbia, rancore e insofferenza, sembra quasi impossibile, molto difficile avvicinarsi alla gratitudine. È difficile immaginare di provare un senso di gratitudine quando siamo preoccupati. Occupati per la salute, il benessere, il lavoro, la famiglia e anche la stabilità sociale. E in effetti è così, non si può negare. Ma non dobbiamo arrenderci alla sfiducia. Il modo per superare le difficoltà interiori esiste e per fortuna è a portata di mano per tutti. E oggi voglio svelarvi come fare per portare più gratitudine nella vostra vita, perché diventiate più sicuri, più forti, più sereni e più positivi. Ci sono molti modi semplici per esercitare la gratitudine in quest'epoca controversa e una volta iniziato vorrete continuare a farlo. I benefici sulla salute ne valgono l'impegno. Le ricerche scientifiche dimostrano che la gratitudine può abbassare la pressione sanguigna, allungare la vita, migliorare il sonno e la qualità di vita. Sembra incredibile, vero? Eppure funziona. Ecco allora il mio segreto, è un trucco semplicissimo per imparare a diventare pieni di gratitudine in un battibaleno, in meno di un minuto. Siete pronti? Ecco il segreto che cambia la vita in meglio e per sempre. La gratitudine è già dentro ciascuno di noi, ogni essere umano ne è dotato, non può che essere così. Tutto nel mondo vive spinto dalla gratitudine. Posso dire che la gratitudine è dappertutto, in tutti gli esseri viventi. Gli animali la esprimono moltissimo ed è presente anche nel mondo vegetale. Chi ama gli animali e le piante sa di cosa parlo. Noi esseri umani invece la dobbiamo liberare da ciò che la imprigiona nelle profondità del nostro cuore. La gratitudine va considerata come un senso, il settimo senso di cui tutti siamo dotati. Ho detto settimo? Sì, perché oltre ai cinque sensi fisici che ci collegano al mondo, il tatto, la vista, l'udito, il gusto e l'olfatto, abbiamo un altro senso, il sesto senso, che è l'intuizione e ci collega al nostro essere più profondo. E dopo l'intuizione c'è la gratitudine, il settimo senso, che ci collega alla vita universale, direi cosmica, ed è per questo che va tenuta attiva e stimolata, ed è importantissima.
Per vivere meglio interiormente e in salute, sul mio canale trovate tanti altri video pieni di consigli. Per vederli tutti, basta iscriversi con un clic, così. E ora il trucco per far emergere il senso di gratitudine innato che tutti possediamo. Per liberare questo settimo senso, basta usarlo ogni giorno. Bisogna attivare ed esercitare il senso di gratitudine in questo semplice ma straordinariamente efficace modo. Ascoltate bene. Ogni giorno dobbiamo esprimere gratitudine per tre cose sempre diverse. Possiamo prenderci qualche minuto al giorno, se possibile sempre nella stessa ora, e pensarle, dirle, scriverle queste cose a voce alta. Possiamo farlo da soli o condividere questo esercizio in famiglia. Immaginate che esperienza arricchente, per esempio prima di mangiare, tra genitori e figli, esprimere ognuno tre cose per cui essere grati. Gli adolescenti all'inizio possono sbuffare un po', però poi gli effetti si fanno sentire su di loro e sull'unità della famiglia. Sarà una bella gara tra tutti per trovare sempre motivi diversi per cui essere grati. E anche tra partner, per esempio, prima di dormire, uno a fianco all'altro, concentrati. Immaginate che cosa bella sia concludere la giornata facendo qualcosa insieme, lasciare fluire questa ondata di positività e gratitudine che sgorga direttamente dal cuore. Può fare solo bene alla vita di coppia e alla vita individuale. Sento che qualcuno ancora si chiede: ma di cosa bisogna essere grati se va tutto storto? Questo pensiero non è mai corretto. Ci sono sempre motivi per ringraziare la vita. Siamo noi che dobbiamo imparare a vederli nascosti in mezzo alle difficoltà. Possono essere motivi grandi, filosofici ed esistenziali, ma grandi o piccoli ha poca importanza. Se un'ape è grata per il polline che trova, tanto poco che sia, ognuno di noi può essere grato anche per il panino che è riuscito a mangiare qualche ora prima. L'importante è tirare fuori la gratitudine da dove si è nascosta, spaventata. Possiamo essere grati per motivi legati alla salute, alla sicurezza di avere una casa, un lavoro, alla presenza in vita di persone care, motivi legati alle cose materiali che abbiamo, che ci piacciono e ci semplificano la vita, che ci gratificano, motivi legati al fatto che non siamo un paese in guerra, che non abbiamo personalmente subito una calamità. E possiamo essere grati per piccoli momenti vissuti con intensità, una tazza di tè, il modo in cui la luce filtra attraverso le finestre, un piatto di pasta cucinato proprio come ci piace. Insomma, ci sono sempre diversi motivi per essere grati e a noi ne bastano solo tre per cambiare radicalmente la qualità della nostra vita. Adesso chi mi ha ascoltato fino a questo punto avrà il piacere di conoscere un altro segreto. La vita è come una grande madre o un grande padre. E i genitori, secondo voi, danno con più piacere a chi ringrazia sempre di quello che ha o a chi si lamenta sempre di quello che ha? Sentirsi grati è una scelta di vita. Se scegliamo di praticare la gratitudine, la qualità della nostra vita migliorerà. Avremo più autostima, saremo più felici e pieni di energia. Tutto questo nel tempo di ricordarsi tre motivi di cui essere grati in meno di un minuto ogni giorno. Grazie vita! Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici, così avranno anche loro un motivo per essere grati. E nell'info box qui sotto vi lascio l'indirizzo del mio sito dove trovate tanti altri consigli utili per il vostro benessere. E ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao!